prospettiva, quando si pensa possa diventare realtà? Allora, intanto è importante che se ne parli qui in questa terra dove la giustizia riparativa è stata sperimentata con la realtà di tempo Pausania, dove una grossa divisione intorno alla costruzione del carcere è stata occasione per tutta la comunità di sperimentare di che cosa si tratta, una forma di soluzione dei conflitti, di riunire ciò che è stato diviso, ed è significativo che fosse proprio intorno alla costruzione del carcere che si sia creata l'occasione di sperimentarla. È già realtà nel nostro paese e in tanti paesi al mondo. Si tratta semplicemente di creare una struttura normativa che permetta di diffondere questo essenziale strumento per la risoluzione dei conflitti, offrendola a tutti i tipi di conflitti, in particolare nell'ambito della giustizia penale. Stiamo approvando dei decreti legislativi che vanno in questa direzione. È anche una rivoluzione culturale. È un cambio culturale, sì, perché aggiunge alla giustizia penale, che è basata sulla giusta repressione dei reati e soprattutto di garanzie di sicurezza che inevitabilmente chiedono il carcere, chiedono di mettere al riparo la popolazione da ulteriori pericoli, offre un passo in più che è quello di ripristinare i rapporti che erano stati lesi. Grazie.